Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pixel e oggi siamo al giorno 2 del viaggio a Sharm el Sheikh. Oggi è il 31 dicembre e quindi è l'ultimo dell'anno, se non si fosse capito, e quindi vi porterò con me in questa giornata. E vi dico già da adesso che stamattina è particolarmente ventoso, del tipo che tira delle raffiche assurde, e quindi non so se farò del parlato, perché ovviamente non si sentirebbe nulla, quindi iniziamo la colazione con, come ieri, le crepes piccoline, e oggi me le sono fatte col cioccolato e il cocco. Quelli sostanzialmente sono delle sorte di mini bounty, non so se li conoscete, ve li metto qua una fottina, ma sono tipo strabuoni. E poi c'è anche lo zucchero, quindi tipo calorie tutta la vita, più o meno. E poi vabbè, acqua e succhino di frutta al solito. Allora, siamo a pranzo e iniziamo con pizza, perché tanto so che questa la riesco a mangiare senza troppi problemi, insalata con la maionese e riso. Dopodiché dovrebbero arrivare anche i calamari, ma devo aspettare che siano pronti. Buonasera a tutti. Allora, nell'oscurità più totale, perché suppongo che si vedrà tutto super super buio, stiamo andando al cenone di Capodanno. E sono vestito in un modo fottutamente elegante e non mi vedrete mai così nella vita reale, probabilmente, specie in una live su Twitch o su YouTube in generale. E vabbè, comunque non so quanto filmerò stasera, cercherò di mostrarvi comunque le parti più fighe e belle del posto o di quello che succederà in generale, e noi ci vediamo quando arrivo a mangiare. Ciao. Allora, nel più completo casino, spero senta qualcosa, se no sotto tizio di qua sotto come al solito. Cena di oggi comprende riso, involtini, patatine fritte e gamberetti. Spero che qualcosa sia sentito, se no sottotitoli. Raga, momento dolci. Buongiorno, colazione. E indovinate ragazzi, di nuovo pancake, perché si sono estremamente ripetitivo nelle colazioni. Raga, andiamo a fare urbex. Cioè, tutta questa struttura qua che parte da là, arriva fino a là in fondo, fa letteralmente tutto è abbandonato. Quindi cioè, un urbex a casissimo, uno di quelli brutali. O forse no. Tornati
quarti ora dal parco acquatico e purtroppo non ho potuto fare tante riprese degli scivoli come avrei voluto, perché al primo tentativo il tipo mi ha subito bloccato, mi ha fatto un placcaggio stealth e mi ha detto: o hai il braccialetto per tenere la telecamera sul polso oppure non puoi. Faccio: guarda, sul polso non ce l'ho, c'ho quello per la testa. Mi fa: no, non va bene. Allora scendi da questo, però non puoi riprendere. E ho detto: ok, va bene. E poi invece... Iniziamo il pranzo con l'orzo tagine, fette di pizza perché non mancano mai, patatine fritte e salse varie. Poi vediamo se faccio un altro giro perché ho un po' di fame oggi. Allora, cena di stasera. Allora, nella cena di stasera non ho filmato per protesta, perché era prevista la cena nel ristorante italiano e ovviamente all'interno del resort, e però c'era un però. Allora, siamo arrivati, innanzitutto c'è uno chef italiano dentro al buffet, quindi dove si mangia normalmente. Nel ristorante italiano erano tutti stranieri, che non vuol dire nulla, ma vabbè. Partiamo col menù. Allora, menù scritto in inglese in un ristorante italiano, ok? Accettabile, va bene, international. Ci sono purtroppo gli spaghetti alla bolognese, che mi fa venire un infartino in quanto bolognese a dirlo, e vabbè, non ci capiscono una ciola di cucina italiana, e ci può sta. Iniziamo a mangiare e io avevo preso i taglioli, no, le penne al salmone, che mi sembrava la cosa più umana possibile. E mia mamma, perché sono qui appunto con mia madre, e il riso ai funghi, che non sapevo di nulla. E poi dopo, di secondo, io avevo preso l'agnello, buonino, l'unica cosa probabilmente decente, e mia mamma il filetto, anche lì circa si sono salvati, però oddio, cioè con la carne è abbastanza difficile riuscire a fare danni. E mentre stavamo mangiando è partito, c'era il compleanno di una tipa, si sono messi a sbatacchiare dei tamburi, dei fottutissimi tamburi, vorrei precisare perché erano dei tamburi grossi, 40 cm di diametro, a fare un bordello della Madonna qua. Ora, se c'è una cosa che a Pixel dà fastidio, e Pixel sopporta tante cose, ma una cosa che non riesce a sopportare, sono i rumori molesti, fatti ad un alto volume. Perché fai un rumore molesto a basso volume, lo tollero anche. Non è, cioè, ce la faccio. Ma un volume alto, qualcosa che ti sbatte qua, per 40 minuti, con loro che... Poi dopo non è che facciamo tanti auguri a te in quanto compleanno italiano, no. Si sono messi a fare tutti dei versi, tipo degli urli, e non erano una lingua strana, erano proprio urli e basta. Tipo, così, no? Urlando, per 10 minuti buoni. L'ira. Il Pixel nervoso. Pixel, quello che... proprio lo vedi che diventa fucsia e poi dopo fa così. E quindi nulla, quindi finalmente è finita questa cosa super disagiante. Io veramente non tollero, cioè non reggevo più. Arrivano i dolci. I dolci, ho preso una panna cotta e mia mamma aveva preso creme caramel, penso. No, qualcosa del genere. Vabbè, erano più o meno uguali. No, nel suo c'era il mascarpone. Non so, raga, doveva essere una roba strana. Comunque erano composti dal 90% da gelatina e dal 10% di qualcos'altro. La panna cotta era veramente un mattone. Cioè, lo tagliavi col cucchiaino, prendevi il cucchiaino, lo mettevi a testa in giù, la panna cotta non si scollava dal cucchiaino. Per rendervi... cioè, no, no way proprio. E invece il mascarpone più o meno, cioè schifo come le cose schifide, però vabbè. E quindi nulla, decisamente non ci siamo. Quindi io per protesta mi sono rifiutato di mostrarvi le riprese che ho fatto.
E non è che ve le metto a fine video o robe così. Letteralmente mi rifiuto di mostrarvele. Ora, ho fatto questa ripresa un po' veloce e a caso, perché sono venuto un attimo in camera a sciacquarmi la bocca da quello schifo, anche perché stasera c'è discoteca, e quindi vado in discoteca. E quindi adesso tra poco esco e telecamera la lascio in camera, tanto... telecamera la lascio in camera, che tanto che filmo discoteca. Vabbè, e quindi nulla. Ci aggiorniamo domani mattina con un nuovo video, sempre su 98 megapixel. Ciao!